Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'ovest applaudono. Tanti giovani, giovanissimi in festa che dell'Occidente, della libertà, sapevano solo quello che avevano raccontato i loro genitori. Guardate questo fiume di folla che passa sotto gli occhi dei Vopos, la famigerata polizia del popolo che tante volte ha sparato per impedire l'attraversamento del muro. C'è gioia, una gioia tranquilla. Tanta gente stanotte è andata a fare festa a Berlino Ovest e poi questa mattina è tornata al lavoro. Libertà, libertà stanno scandendo. Non posso credere che veramente posso passare, sento che sto per svenire, sta dicendo questa donna. È l'ora che aspettavo da 28 anni, è meraviglioso. La porta di Brandeburgo. Eccolo, il monumento al disprezzo del bene più grande che l'uomo possa avere, la libertà. Preso d'assalto dalla parte occidentale. Ed ecco i primi colpi di piccone. Sollevano solo polvere per ora. Ma il muro, questa visione kafkiana e concreta di quella che una volta era la cortina di ferro, da questa notte, non esiste più. La storia avanza a velocità incostante e di colpo, in pochi e intensi giorni, si possono cancellare decenni di immobilismo. Così il muro di Berlino, aperto ieri quasi a sorpresa dalle autorità della Germania Est, si è sbriciolato come colpito da una fulminea fatiscenza. A Berlino la gente è in festa, la forza della protesta popolare ha avuto ragione della rigidità del sistema. Per alcuni quella di ieri è stata una gita incredibile oltre il muro, una possibilità fino a poco tempo fa inimmaginabile e perciò da non perdere. Al mattino molti sono tornati a Berlino Est, ma per altri è cominciato l'esodo. Non si hanno cifre per il momento, si parla di un totale di 200.000 persone che hanno varcato i punti di controllo nel muro. I berlinesi hanno accolto così, come avete appena visto, un evento storico. A mezzanotte cambia il mondo. Tutte insieme si alzano le barriere che spezzano in due la città. Vecchie e nuove canzoni, una folla di giovani e poi intere famiglie. I vecchi che hanno visto sorgere il muro, i ragazzi che sono nati e cresciuti alla sua ombra.